il professore dottor Franco Fussi. E stiamo ascoltando in sottofondo delle prove di canto bizantino, perché appunto in questo convegno cerchiamo di riunire un po' tutte quelle che sono le esperienze legate alla vocalità artistica, ma anche a livello di comunicazione e di interpretazione, cioè tutto il mondo che coinvolge la voce, spiegato dal punto di vista della fisiologia, ma soprattutto della didattica, dei significati antropologici e anche comunicativi che il mondo della vocalità artistica può dare all'umanità, e quindi da parte nostra come sanitari disponibilità a capire, a comprendere più a fondo possibile quelli che sono i meccanismi fisiologici e anche la cura della voce di chi la utilizza in senso artistico, che è poi comunque cura della persona nella sua totalità. Leandro, sei stato qui per il 12° convegno internazionale della voce artistica con il metodo che ormai porti avanti come un'eredità. L'estil. Sì, io al dire il vero sono uno dei vecchi, iniziai già dalla prima voce artistica. Sono sempre molto contento perché un momento di confronto, un momento di ritrovo. Quest'anno è particolarmente, secondo me, particolarmente bello, perché c'è un clima veramente di armonia, di sincerità e un livello ovviamente molto alto. Tutto questo grazie al nostro caro professore e amico Franco Fussi. Such a wonderful time sharing a part, a little slice of my work, and I hope to come back sometime in the future. Thank you. Mission control. J'ai été invité à Voce Artistica. Je suis ravi d'être là parce qu'en fait j'étais très étonné quand on m'invite, parce que je suis surtout flûtiste, mais c'est vrai que je chante aussi beaucoup. Je suis arrivé avec deux...